Buongiorno, sono di nuovo io, Vilma di Simply Guat. Oggi prepariamo un dessert di fragole qualità Alto Adige con biscotti al burro. Come primo passo andiamo a sbriciolare i biscotti. Prendiamo un foglio di carta da forno. Spargo i biscotti sulla carta. Uso semplici biscotti al burro. Prendiamo un rullo per la pasta e un altro foglio di carta per coprire i biscotti. Andiamo poi a schiacciarli. Ecco fatto, i biscotti sono belli sbriciolati. Ora prendiamo del burro. Lo mettiamo nella padella e andiamo a tostare i biscotti. Mescoliamo bene con il burro. Fatto, abbiamo tostato i biscotti con il burro. Spegniamo il fuoco e li lasciamo qui nella padella. Adesso andiamo a preparare la purea di fragole. Dunque, prendiamo una ciotola. Tagliamo un pochino le fragole. Basta poco perché poi comunque le frulliamo. Aggiungiamo lo zucchero a velo e andiamo a mixare con un frullatore ad immersione. Ecco, abbiamo mixato le nostre fragole con lo zucchero a velo. E come vedete, mettersi un grembiule in cucina è sempre una buona idea. È facile sporcarsi, ma con un grembiule evitate di dovervi cambiare ogni 5 minuti. Adesso prendiamo un bicchiere. Va benissimo anche per metterci un dessert. Ora prendiamo i nostri biscotti al burro sbriciolati e creiamo una base. Poi andiamo a compattarla un poco. Nel frattempo la massa si raffredda, infatti adesso è ancora un po' calda. Intanto andiamo a preparare la crema skyr. Ci serve della panna. La montiamo. Poi la versiamo in un recipiente diverso. Qui abbiamo il nostro skyr. Lo mescoliamo con la panna montata. Lo skyr ha un alto contenuto di proteine e di calcio. Ha poche calorie e solo lo 0,5% di grassi, quindi ideale per una dieta. Aggiungiamo dello zucchero e un pizzico di zucchero vanigliato. E incorporiamo bene. Preferisco prendere un cucchiaio invece di una frusta perché ho più sensibilità. Ecco, adesso scegliamo le fragole più belle che abbiamo e le tagliamo con cura a metà. Disponiamo le fragole dentro il bicchiere. La quantità di fragole dipende un po' dalla misura del bicchiere. Ora abbiamo disposto le nostre fragole. Come vedete, si sono attaccate un po' ai lati per via del succo. Quindi prendiamo il nostro skyr e lo aggiungiamo alla composizione, con molta prudenza. Faremo raffreddare il tutto in frigo per mezz'ora. In questo tempo la crema si distenderà e andrà a riempire tutti gli spazi fra i frutti. Il bicchiere sarà ancora più bello. Anche l'occhio vuole la sua parte. Direi che basta così. Andiamo a versare la nostra purea di fragole che abbiamo preparato prima. Come vedete, è un dessert molto veloce, ma di grande effetto. È buono da mangiare quando inizia a far caldo in primavera, oppure anche d'estate. È rinfrescante, soprattutto tirato fuori dal frigo al momento. È proprio una buona ricetta che vi consiglio di provare. Come decorazione, di solito prendo una fragola di quelle che mi avanzano. Ho qui ancora una metà. Faccio un piccolo taglio e la metto così sul bordo. E da non dimenticare la foglia di menta.
Ecco, il mio dessert di fragole al toatesine e biscotti al burro è pronto. Buon appetito! Und einen guten Appetit!